capito, ma io continuo a sobbaccarmi un lavoro che non è mio, devo rispondere alle lettere, tu ricevi, non rispondi, va bene, rispondo certo. Io, non è un problema. Allora, andiamo veloci perché abbiamo poco tempo. Allora, mi scrive un ristoratore di Gallipoli, mi dice, sono iscritto al PD, sono un ristoratore di Gallipoli, da qualche mese la mia carta dei vini comprende prodotti della casa vinicola di D'Alema. I miei avventori lo ordinano sempre più spesso e lo apprezzano con sempre maggiore entusiasmo. La mia domanda è questa. Non si potrebbe convincere D'Alema che fare il vino è la sua strada e lasciar perdere la politica? Caro Giovanni, ristoratore iscritto al PD, hai proprio ragione. Il vino di D'Alema è buono, è lui che sa di tappo. Poi, ci scrive Giacomo da Milano, questa è una lettera che va molto molto valutata. Allora, mi chiamo Giacomo, ho 11 anni e sono figlio di un senatore di Ala. Il mio papà, invece della paghetta, è riuscito a farmi assegnare un vitalizio di 7.000 euro al mese. Non male. Ma 7.000 euro mi bastano solo per i videogiochi, quindi giusto. Mi piacerebbe che lui mi facesse farmi raccomandare per diventare amministratore delegato di Impregilo o di Banca Intesa. Visto che idea. Credo... Dice il piccolo Giacomo, visto che credo di avere qualità superiore a quelle che occupano questi posti, Floris non potrebbe raccomandarmi, visto che papà in questo momento è un po' in difficoltà. Caro Giacomo, caschi male, perché Floris, oltre a essere lui il raccomandato, ha già raccomandato tutti gli amici che poteva raccomandare, quindi non ha più bonus. La prossima lettera, questa è una lettera toccante, ce la scrive Alessandra da Viterbo. Caro Giovanni, mi chiamo Alessandra, ho 34 anni, una laurea in storia dell'arte, un master in economia aziendale e uno in business administration, parlo 7 lingue, tra cui l'arabo e il cinese, e nel weekend ho risolto il teorema di Fermat. Eppure l'unica occupazione che ho trovato in 10 anni è fare il pubblico di Floris. Per carità, mi sembra un buon riconoscimento. Mi dice lei, per carità, è sempre un bel andare, però non si potrebbe avere un piccolo avanzamento in carriera? Alessandra, ne ho parlato proprio con Giovanni oggi e ti do una bella notizia. Dalla settimana prossima farai una del pubblico dietro gli inviati di Mentana. Bravo, sei contento? L'ultima lettera... È drammatica, però la devo leggere perché, caro Flori, sono un pensionato di Chivasso e non mi fido più delle banche. Quindi ho messo tutti i miei risparmi dentro il materasso. Il problema è che il materasso è ad acqua e tutte le monete si sono ossidate, le banconote si sono slavate. Sono praticamente sul lastrico. Cosa posso fare? Sono disperato. L'unica cosa che posso dirti per rincuorarti è che se avessi messo i soldi in banca, la banca si sarebbe mangiata pure il materasso, quindi sei stato fortunato. E ho risolto anche questa. Ale, ma devi rispondere tu, non posso rispondere io. È una vita inferno. Gene gnocchi che torna